Ciao Davsim, è stata una prestazione in crescendo da parte di questa Juventus. Abbiamo cominciato male, direi malissimo. Prima mezz'ora di assoluta confusione, non c'era mai l'uomo libero per l'appoggio, quindi perdevamo palloni, aggredivamo le varie zone del campo in maniera abbastanza confusionaria e senza una precisa idea. Basti pensare che nel primo tempo Ronaldo ha cambiato posizione due volte, è partito a destra, poi è passato a sinistra nel momento anche in cui è arrivato il gol del vantaggio e poi è tornato un'altra volta a destra. Cambi di posizione continui anche da parte di Bernardeschi che ha iniziato esterno destro, poi si è piazzato praticamente trequartista centrale nel ruolo che tutti reclameremmo per Paulo Dybala proprio nella partita in cui Dybala non c'era, cioè quando Dybala non c'è si è trovato il ruolo per Dybala, ma diciamo che è stato congeniale al tipo di gioco che si voleva fare. Allegri ha piazzato praticamente Bernardeschi su Sensi per impedirne i rifornimenti, per impedire che il Sassuolo riuscisse a fare la sua manovra completa, che è stata per i primi minuti di gioco anche una manovra abbastanza avvolgente, soprattutto sulla nostra catena di sinistra, sulla zona quindi di Alessandro e anche di Matuidi, che hanno sofferto molto. Gli attacchi del Sassuolo all'inizio sono stati significativi. Szczęsny ha dovuto fare interventi importanti, soprattutto quello che poteva portare al rigore per intervento su Djuricic. Ovviamente fallo da rigore non c'è, lo hanno detto tutti anche in telecronaca. L'arbitro praticamente non ha avuto dubbi e in buona sostanza la review non è servita a cambiare l'idea, perché Szczęsny praticamente prende la palla, interviene sul pallone e poi cade anche l'avversario. Lì io non voglio dire più di tanto, perché tanto già lo so che il processo nei confronti di Rugani è iniziato e procede spedito verso la condanna a morte. Mi limito soltanto a chiedervi, senza dover necessariamente fare il difensore e l'avvocato del diavolo ogni volta, che responsabilità date a Pjanic per quel retropassaggio lì? Perché secondo me andrebbe valutato anche questo, un Pjanic che 2 minuti dopo si fa ammonire per un fallo stupido su un Locatelli veramente ottimo in questa partita. Io l'avevo detto nelle prepartite di stamattina, Locatelli è uno dei giocatori con il miglior rendimento di questo Sassuolo in maniera sorprendente perché viene da stagioni negative. In generale, il Sassuolo ha fatto una buona partita anche con Burabia, ha giocato sicuramente bene anche Sensi, partita discreta anche da parte di Berardi, mi è piaciuto anche inizialmente Babacar. In buona sostanza, la Sassuolo la sua partita l'ha fatta, però è venuto meno soprattutto Consigli, che è stato determinante in negativo, e adesso ovviamente assisteremo alle solite baggianate sullo scansuolo perché Consigli ha facilitato i gol della Juventus. Si va bene come al solito, però direi che soprattutto il Sassuolo è crollato piano piano, è crollato anche un po' psicologicamente. Va detto secondo me che il primo tempo era da 0-0. Sinceramente, tra le occasioni avute dal Sassuolo all'inizio e quelle poi concretizzatesi da parte della Juventus, ma soprattutto grazie agli errori di Consigli, era da 0-0. Alla fine il gol di Khedira nasce da un'azione spinta da Ronaldo sulla sinistra, che è abbastanza casuale perché si fa tutta la fascia, poi viene dentro Bernardeschi, sbaglia l'appoggio su Pjanic, nel batti e ribatti la palla finisce a Consigli che su pressione ottima di Mandzukic prova a rimetterla in gioco sbagliando. A quel punto interviene bene Ronaldo, Pjanic fa un'ottima cosa nell'1-2, ma lì è tutto Ronaldo fondamentalmente che si posiziona bene, quindi Pjanic lì onestamente non poteva sbagliare. A quel punto poi Ronaldo fa un gran tiro in porta, anche se centrale, col destro, da dentro l'area di rigore, Consigli smanaccia e Khedira si trova al posto giusto al momento giusto. Ma va detto che Khedira non ha fatto un'ottima partita, ha fatto una partita buona, quasi molto buona, ma inferiore a quella che aveva fatto col Parma, perché ha fatto gol, ha rischiato di fare altri 2 gol, ma in realtà si è mangiato 2 occasioni da gol ed è tornato a fare 0 contrasti. 0 contrasti da parte di Khedira, pochissimi passaggi con una precisione molto bassa, quindi è tornato il Khedira che siamo stati abituati a vedere negli ultimi mesi. Purtroppo non è stata sicuramente una partita di crescita, ci si aspettava, io mi aspettavo di più perché aveva dimostrato di essere in forma contro il Parma. Poi nel secondo tempo le cose sono andate un pochino meglio, siamo andati effettivamente crescendo. Ripeto, il Sassuolo è un po' venuto meno, noi abbiamo preso un pochino di fiducia, abbiamo capito meglio come aggredire gli spazi. Qualche giocatore, soprattutto Bernardeschi, è cresciuto tanto nel corso della partita. Matuidi si è mantenuto più o meno sullo stesso livello senza crollare, questo pure è stato un dato significativo. È cresciuto molto De Sciglio, che ha fatto un'ottima partita, e quindi alla fine sono arrivati anche gli altri 2 gol. Clamoroso, abbiamo fatto gol su corner, applausi, stappiamo lo spumante, credo che sia la seconda volta in questa stagione, speriamo di tenerci buono questo ulteriore elemento, questa possibilità, questa chance per le prossime partite, soprattutto al Wanda Metropolitano, visto che ieri l'Atletico Madrid un gol l'ha preso su corner, sugli sviluppi di un corner veramente da polli. Quindi se siamo in grado di sfruttare anche questo, male non è, diciamo. Finalmente Pjanic soprattutto ha fatto un corner decente, ma anche lì Consigli non è stato impeccabile.
Poi il gol di Emre Can è meraviglioso. Cambi, secondo me, tardivi, anche complice il fatto che il possesso palla a un certo punto non voleva interrompersi, però onestamente Dybala praticamente 10 minuti scarsi e Emre Can ancora meno sono pochissima cosa, però ha detto che Dybala ha cambiato completamente il volto alla partita per quel poco che mancava, perché ha preso palla all'inizio subito, scambio egregio bellissimo con De Sciglio, addirittura con un colpo di tacco, poi Dybala riprende il pallone, la dà dentro a Cristiano, doppio scambio con Cristiano, Cristiano allarga per Emre che incrocia benissimo di sinistro sul secondo palo. Un gol meraviglioso, ma direi soprattutto straordinario, nel vero senso della parola, cioè non ordinario, perché non siamo abituati a fare questo genere di cose e speriamo di farlo più di frequente. Però appunto voglio dire, Dybala evidentemente sta bene. Ha giocato questi 10 minuti in 8 giorni, anzi di più, perché se andiamo dobbiamo andare indietro alla partita con l'Atalanta per vedere praticamente Dybala in campo, e visto che appunto col Parma non è entrato, e questi 10 minuti sono stati fondamentali, perché hanno portato, è vero, ad un 3-0 tutto sommato inutile perché la partita era in controllo, però all'unico gol veramente bello di questa serata, che ci dà un pochino di soddisfazione in più, perché tolto quello e diciamo solo il 2-0 sarebbe stato qualcosa di soddisfacente e di significativo. Per il resto, come tipo di prestazione, non c'è molto da essere soddisfatti, secondo me, perché è una Juventus in crescendo, dicevo, nel corso della partita, ma non una bella Juventus perentoria che va ad affrontare il Sassuolo con convinzione dei propri mezzi. No, siamo partiti male e abbiamo finito bene, anche perché il Sassuolo non è riuscito a fare più di tanto, soprattutto nel rendersi pericoloso. L'unico pericolo che c'è stato nel secondo tempo è stata l'uscita di Szczęsny, un po' killer. Io però, attenzione anche lì, a dare tutte le colpe a Szczęsny, che ha fatto per il resto un'ottima partita. E che bene ha fatto ad incazzarsi nel finale, perché Emre Can con un velo inutile ha fatto ripartire il Sassuolo, che è venuto a battere un corner all'ultimo secondo di gioco, e questo è inaccettabile. Perché attenzione là a dare la colpa a Szczęsny, perché Szczęsny là deve uscire, perché Matuidi è in ritardo su quello sviluppo del nostro corner che porta alla ripartenza del Sassuolo, a quel lancio del Sassuolo. Matuidi è in ritardo, quindi Szczęsny a uscire deve uscire per forza. Io do anche qualche colpa a Matuidi, che non si toglie e costringe Szczęsny ad intervenire in maniera non pulita. A quel punto la palla finisce a Berardi, che non la riesce a piazzare in porta. Sarebbe stato in quel momento, non ricordo se 1-1 o 2-1, ma in ogni caso sarebbe stato pericolosissimo prendere quel gol, forse sarebbe stato 1-1, però ripeto, attenzione a chi diamo le colpe. Ma tanto, ripeto, anche per quanto riguarda Rugani, a chi importa che ha fatto una decina tra respinte, intercetti e tiri bloccati? A nessuno. A chi importa che ha fatto delle ottime letture difensive? A nessuno. L'unica cosa che conta è che stava provocando il rigore all'inizio sullo 0-0. Per carità, ha sbagliato anche lui, ma vi invito, ripeto, anche ad attribuire le giuste responsabilità ad un Pjanic che stasera onestamente non mi è piaciuto nel complesso, così come non mi è piaciuto un po' tutto il centrocampo. Siamo migliorati sotto molti aspetti, non si è vista tanto la pochezza nella fase difensiva che avevamo visto contro il Parma e contro l'Atalanta di questo nostro centrocampo, però niente di eccellente, niente di eccelso. Questo è tutto per quanto mi riguarda a caldo, post Sassuolo Juventus 0-3. Ci vediamo naturalmente domani con gli approfondimenti tattici, analitici sulla partita, anche statistiche alla mano. Quindi ci vediamo domani. Mi raccomando, non mancate, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Fate un salto in descrizione dove trovate tutti i link per seguirmi sui social. A presto e sempre Forza Juve!